Sostenere l'iniziativa dei giovani democratici che saluto qui, che stanno dando una grande mano, che sono impegnati in un rafforzamento organizzativo, che sosterremo, sosteniamoli tutti, abbiamo bisogno di una grande organizzazione giovanile. Legalità significa lotta alla corruzione. Noi ci impegniamo a cancellare tutte le leggi che hanno favorito la corruzione e le cricche, leggi sulla protezione civile, sull'ambiente, sulla cultura e sugli appalti pubblici. Ci impegniamo per una riforma della giustizia fatta per i cittadini e non per uno solo. Le proposte avanzate nella nostra ultima assemblea vanno di lì. I tempi e le garanzie del processo penale, il processo civile, l'organizzazione della giustizia, che è un servizio che non funziona per i cittadini, non per un solo cittadino. Ci impegniamo per una legge contro le posizioni dominanti nella comunicazione e faremo vivere la proposta che abbiamo già consegnato per fare della RAI un'azienda libera fuori dalla vergognosa sudditanza di oggi. Perché non so voi, ma io mi sono un po' stancato di dover pagare il canone per farmi mettere in vena tutti i giorni un po' di berlusconismo. Mi sarei un po' stufato. Ci impegniamo a sostenere le norme. Ci impegniamo a sostenere le norme che abbiamo già presentato in Parlamento sul conflitto di interessi. Ci impegniamo a parametrare i costi della politica a quelli dei paesi europei. Ci impegniamo per una legge elettorale che dia lo scettro ai cittadini per scegliere i parlamentari e che sostenga un bipolarismo civile ed europeo. Ci impegniamo a sostenere il nostro progetto di riforme istituzionali, di rafforzamento e semplificazione del sistema parlamentare, a cominciare la riduzione del numero dei parlamentari. E ci impegniamo per un federalismo non delle chiacchiere, non dei decreti mensili con dentro nulla, perché lì non c'è dentro nulla. Neanche nel prossimo che arriva non c'è dentro nulla. Noi siamo per un federalismo delle responsabilità che consenta a chi ce la fa di fare un passo in più e che garantisca uguaglianza nei servizi essenziali per ogni cittadino italiano. Perché sia chiaro, che resti chiaro sempre, che per noi davanti a una malattia seria non c'è né emiliano né calabrese né marocchino. Che sia chiaro. Ci impegniamo per la libertà della rete, per l'accesso alla rete come grande servizio dei tempi nuovi. Ci impegniamo una politica per i consumatori che si era cominciata e è stata abbandonata. E vogliamo impegnarci sul grande tema dei diritti civili, rilanciando in particolare, lo faremo con la conferenza delle donne che abbiamo attivato, la grande questione femminile. Perché guardate, io resto convinto che la condizione femminile è sempre il paradigma di tutte le differenze, di tutte le disuguaglianze, di tutte le diversità. Può essere un traino culturale fondamentale di tutti i percorsi di emancipazione e di uguaglianza dei diritti. Ecco allora che a partire dalla conferenza delle donne noi vogliamo sostenere una nuova legislazione sulla parità, secondo un principio molto semplice: lo Stato deve garantirsi che ci sia una presenza femminile nei luoghi cruciali delle decisioni politiche ed economiche. Sosterremo la legge contro l'omofobia. Denunceremo con ancora più forza, chi invece di risolvere il problema dell'immigrazione, come toccherebbe a un governo,
lo coltiva e lo usa per un tornaconto politico. Attenzione, noi non siamo ingenui e non siamo neanche buonisti. Noi sappiamo semplicemente che per il futuro del Paese è necessario dare una buona regolazione a questo grande fenomeno. E non è giusto, ad esempio, che l'inevitabile disagio che accompagna sempre grandi migrazioni si scarichi socialmente sulla parte più debole della nostra popolazione, nella sua vita comune, nella struttura delle città, nell'offerta dei servizi. Le fasce di reddito più alte e meno disturbate da questo disagio diano il loro contributo, luogo per luogo, a proposito di federalismo fiscale. Qui sì, perché davanti alla pressione dei nuovi poveri che arrivano non si riducano le prestazioni per i residenti in difficoltà e si cominci finalmente una politica per l'integrazione. È la sola chiave per tirare una riga davvero sull'irregolarità, sui comportamenti devianti, e si cominci dai figli degli immigrati, 50.000 bambini che nascono ogni anno e che non sono né immigrati né italiani. Vogliamo dire a questi bambini chi sono? Noi glielo diciamo, sono italiani, punto e basta.